Salve a tutti amici, benvenuti da Stefano Ghetti. Si sta esaurendo l'azione negativa di un vortice di bassa pressione che ha portato maltempo soprattutto all'estremo sud. Adesso si è spostato verso il Nord Africa, continuerà ad inviare aria un po' umida e su lunedì ci sarà ancora qualche annuvolamento irregolare che disturberà comunque soprattutto la fascia tirrenica. Attenzione invece al nord perché comincerà a divenire via via sempre più protagonista la nebbia. Le temperature non subiranno grosse variazioni, a parte forse qualche generale aumento nei valori massimi, più apprezzabile al centro-nord. Cosa succederà poi nei prossimi giorni? Alta pressione che diviene protagonista. Cominceremo ad avere il classico tempo caratterizzato proprio dall'alta pressione. Alta pressione è sinonimo di nebbia, dunque tempo grigio e nebbioso in pianura, con più sole in montagna, inversioni termiche, dunque più freddo in pianura rispetto ai monti, tempo più tranquillo al centro-sud, con nebbie comunque che potranno interessare anche le zone interne del centro, specialmente la Toscana e l'Umbria. E andremo avanti così, almeno probabilmente fino a metà settimana. Sul finire della prossima settimana probabilmente le cose torneranno a cambiare con l'arrivo di una nuova perturbazione, di questo comunque ne riparleremo. Intanto mi fermo qui, amici, grazie per essere stati con noi e più tardi.